Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova tappa del progetto firmato BS Balancing on the Road con la visita in Italian Propellers, un'azienda della provincia di Bergamo che si occupa della progettazione e realizzazione di una vasta gamma di prodotti per il settore nautico. Entriamo un po' più nel dettaglio con il signor Alberto Vago, responsabile ricerca e sviluppo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Come nasce Italian Propellers? Allora, la compagnia nasce nel 1989 per volontà di tre dipendenti dei cantieri Riva. Nel 2010 è stata rilevata dai fratelli Belotti, da quel momento è iniziata tutta l'evoluzione tecnologica per quanto riguarda i prodotti di cui noi ci occupiamo. E i vostri settori di interesse nello specifico quali sono? Noi lavoriamo prettamente nel settore nautico, in pratica in quanto noi ci occupiamo di costruire e progettare tutta la parte di trasmissione di un'imbarcazione, quindi tutta la parte che trasmette potenza dal motore in modo che dia moto all'elica e all'imbarcazione. Quindi ci occupiamo di assi elica, di flange, eliche, supporti e anche la parte di manovrabilità, in pratica costruiamo anche timoni e li progettiamo praticamente da nuovo. E come avete conosciuto IBS? Allora, noi avevamo già delle vecchie macchine che quindi erano ancora manuali e analogiche, quindi che abbiamo ereditato dalla vecchia proprietà, quindi ci è sembrato giusto comunque continuare su questa azienda, insomma. Bene, e cosa vi ha portato ad interessarvi alle nostre macchine equilibratrici e che grado di equilibratura solitamente vi viene richiesto? Allora, ci siamo interessati perché effettivamente anche loro hanno avuto una evoluzione tecnologica negli anni, quindi sono diventati più semplici, più immediate. Sono macchine che effettivamente ci permettono di equilibrare eliche di un certo peso e di un certo diametro, in questo caso addirittura arrivare fino a 1000 di diametro. Sono molto comode perché effettivamente, avendo all'interno un processo di digitalizzazione, tutto il procedimento di equilibratura dell'elica che noi facciamo dal grado 6.5 fino ad arrivare dal 6.3 fino ad arrivare al 2.5, quindi si parla di grammi, effettivamente sono molto comode. E dopo l'acquisto della macchina verticale di fronte alla quale oggi ci troviamo, ci dica due parole al riguardo, come vi trovate? Allora, una macchina, ripeto, che è molto comoda, è versatile, ci permette di equilibrare eliche medio-piccole fino ad arrivare a eliche di dimensioni molto maggiori, in quel caso qua, ripeto, siamo più o meno a 1000 di diametro, quindi un metro. E il sistema è diventato molto più semplice perché grazie alla digitalizzazione riusciamo ad avere la 4.0, quindi tutto il collegamento col gestionale, la tracciabilità dei certificati e soprattutto una comodità d'uso. Certo, e un po' l'ho già anticipato, siete soddisfatti anche del servizio pre e post vendita offerto? Certamente, perché allora è normale, è logico che quando si acquista una macchina nuova qualche problema di operatività comunque c'è e ci possono essere anche magari dei piccoli problemi a livello hardware o a livello software. Noi, chiamando comunque l'assistenza IBS, abbiamo sempre trovato cordialità. È un servizio puntuale e preciso. Ci fa molto piacere. Dunque, Alberto, la ringraziamo per averci dedicato il suo tempo, ringraziamo Italian Propellers per aver partecipato ad una nuova tappa del nostro progetto Balancing on the Road e per qualsiasi esigenza di equilibratura vi invitiamo a visitare i link che trovate in descrizione.